Ecco, qui adesso c'è un'interruzione del bosco, forse un po' troppo zoomato, ecco, così è meglio, perché c'è una pietraia, quindi qua il bosco non ce la fa a crescere. Eccola qui. Ci abbiamo anche un bel panorama qua. Si vede la bassa parmense. Qui siamo in direzione provincia di Parma. Ed ecco là le colline. Questo qui dovrebbe essere il torrente Enza, la Val d'Enza. Eccolo qui, col suo alveo. E qua tutti i paesini della bassa, un po' nella foschia. Eccoli qui. Ma sembrerebbe, potrebbe essere Tizzano questo, Tizzano Val Parma, dove sono atterrato 2 anni fa. E qui c'è la bassa proprio, la pianura. E qui appunto la pietraia. C'è anche qua sopra, Queste sono tutte pietre che si staccano dalla vetta e precipitano. Quindi non è un posto da sostare, Guarda qua cosa ci abbiamo. Sono un po' piccolini, ma qualche lampone. Questo me lo pappo. Panorama. Adesso mi fermo un attimo col binocolo, guardo e sbircio un po'. Oggi l'aria è tersa e pulitissima. Facciamo sto pezzettino un pochino più complicato. Anche qui il segnavia sulla pietra. Ecco qui, la vetta del Ventasso e quel roccione lì, sembra lì, Eppure per arrivare lassù in cima ci vuole circa un'ora a piedi, diciamo 45 minuti per chi è allenato, che non è il mio caso, assolutamente. Speriamo fra un mese di potermi allenare a camminare. Togliendomi l'impegno della scrivania. Allora, di qua si vede il Monte Caio e il decollo del parapendio. Allora, vediamo, provo a zoomare. Questa è la cima del Caio. La cima è questa e questo qui è il decollo del Monte Caio. Si vede i tappeti che hanno messo per il campionato italiano. Non c'è nessuno in volo oggi. Adesso do una sbirciata con i binocoli.